Chuck si gira, tutti alla ricerca di un regista, né Scorsese, né Coppola e neppure Tarantino. No, non siamo nel dorato mondo di Hollywood, ma nel paese dei balocchi del calciomercato. Il Palermo cerca un centrocampista dai piedi buoni, lo ha chiesto da tempo Beppe Iachini. Lodi e Valdés erano le prime scelte, ma se il primo è tornato a Catania per provare a salvare i rossazzurri, il secondo ha scelto di rientrare in patria al Colo Colo. Sfumati i primi due, seppur brevi, sogni di mercato, adesso si pensa a centrare quelli che forse sono sempre stati i reali obiettivi di Perinetti. Il primo si chiama Daniele Baselli, classe 1992, regista dell'Under 21 e dell'Atalanta. L'ex centrocampista del Cittadella, chiuso in nerazzurro da Cigarini e Carmona, era stato già cercato in estate da Giorgio Perinetti. Su Baselli c'è forte la Juventus, che sta trattando in questi giorni con l'Atalanta. Il Palermo è alla finestra e aspetta sviluppi. Possibile un'alleanza con i bianconeri, che girerebbero al Palermo la metà del calciatore, che quindi potrebbe essere tesserato nella lista illimitata degli Under 21. Con l'arrivo di Lodi a Catania, un altro regista prepara le valigie. Il greco Taxidis sotto l'Etna non ha convinto, ma le voci di un possibile interesse del Palermo non trovano riscontro. Ma se la regola di questo mercato è per comprare bisogna vendere, al centrocampista in entrata ne corrisponde uno in uscita. Armin Bacinovic potrebbe finalmente andare al Modena, squadra alla quale era stato vicinissimo la scorsa estate. La partenza dello sloveno libererebbe un posto nella lista dei 18, quella degli over 23. Il mercato è solo all'inizio. Chuck si gira.